Sono ammaliatori velenosi, Giuliano, diceva le volte che noi due soli cavalcavamo verso il paese antico. Occultano l'arte della tragedia, di cui sono figli e padri, dietro una cortina di parole soadenti. Si ammantano di principi sacri e si ergono a difensori del popolo. E invece consegnano gli ultimi ai coltelli di quelli che si ritengono primi. Ecco, io un pochino ho letto, non tanto, però una descrizione così dell''Ndrangheta finora io non l'ho vista, per questo dicevo che i racconti di Gioacchino sono da un punto di vista altro rispetto a quello che abbiamo visto finora. Ecco, anche qui, cioè, questi protagonisti non fanno parte dell''Ndrangheta, anche qui il protagonista in più di un'occasione dice: io la cosa che odio di più è l''Ndrangheta, nonostante questo si fa 20 anni di galera per associazione mafiosa. Eppure viene ascritto a questa cosa. Questo è veramente uno schema narrativo che non esisteva finora. Chiunque avesse sentito la descrizione che ho fatto prima delle due famiglie contrapposte alle famiglie, ha pensato alle famiglie di Ndrangheta. E come mai questo punto di vista nuovo? No, io sono partito anche in questo campo con l'idea che bisognava distruggere o decostruire un mito che era stato costruito a volte in malafede, a volte proprio per quella cosa che ti dicevo prima, per la superficialità, no? E questa superficialità ha portato spesso a considerare qualunque criminale calabrese come draghettista. Invece su queste cose bisogna andarci cauto e bisogna spiegarle, no? Quindi ho iniziato dal basso, dai primi passi, e ho spiegato tutto per arrivare poi a quella cosa che per fortuna, con l'aiuto di Francesco, siamo riusciti a portare al cinema, no? Per mostrare cosa succede veramente nel mondo criminale, in quel campo criminale in cui la narrazione ci aveva convinti che ci fosse questa fratellanza indistruttibile, questi principi che stavano nelle radici del tempo, cioè tutta una serie di chiacchiere di cavalieri, di Spagna, insomma. Qual è stata sempre la forza dell''Ndrangheta? Il presentarsi come il difensore di un popolo che è oppresso. Dice, allora su questo mito per secoli c'è stata non solo la sopravvivenza di quel sistema criminale, ma paradossalmente più lo si descriveva potente, più c'è stata la crescita esponenziale, chi si faceva un favore, li abbiamo cresciuti. Oh, esattamente, che a volte era un favore fatto per superficialità, a volte era un favore fatto per furbizia. Nel caso in cui una narrazione viene dal potere, non è mai un errore fatto per superficialità, no, è fatto apposta. Paradossalmente ogni volta che quell'organizzazione era in difficoltà ne usciva fuori invece un racconto di maggior potenza, no? Tu se continui a dire hanno più soldi di uno Stato, sono più forti di uno Stato, sono in tutto il mondo, eccetera. Quando dici che è un fatto genetico, perché tu ti deresponsabilizzi, perché a un fatto genetico tu non puoi far nulla, puoi contenere ma non puoi distruggere, ma togli ogni tipo di speranza. Tutta questa costruzione, essendo nato in quei posti, sapevo che era una costruzione di fantasia, perché sono cresciuto con persone che conoscevo benissimo, di cui sapevo lo spessore criminale, che all'improvviso comparivano sui giornali e venivano descritti come grandi malandrini. Allora, tu leggi oggi, leggi domani e alla fine dici, vabbè, se lo dicono tutti, inizio ad aver timore di quel soggetto che magari fino al giorno prima prendevo in giro, no? Quindi c'è stata una costruzione pericolosissima del mito, e io questo mito penso che sia giusto decostruirlo. Allora ho mostrato quel mondo per quello che è, un mondo di tradimenti, che non gira intorno a dei principi, a dei valori, a questa fratellanza, a questo essere superuomini. Gira intorno a una cosa molto semplice, che è un principio egoistico: l'interesse che è poi quello del denaro. Ma è un mondo che diventa evanescente appena chi porta il denaro ha un problema,
cioè, tutti questi fratelli all'improvviso scompaiono e tu sei solo, sei nella tragedia, sei nel lutto, sei nel rimpianto di una vita sprecata. E noi questo dovevamo mostrarlo, perché io non ho iniziato a scrivere per parlare al mondo, ho iniziato a scrivere per parlare ai ragazzi delle ultime generazioni che non si rendevano conto che quelli della mia generazione erano tutti comunque finiti male. E non erano finiti male perché erano nati dentro contesti, dentro famiglie mafiose, anzi erano delle anime nere che consideravano come maggiori nemici gli intranghettisti, perché sapevano qual è stata storicamente la loro funzione. Però a un certo punto la forza dell'andrangheta unita alla forza del potere che la sostiene riusciva a incanalare il ribellismo in quelle cose che erano il traffico di droghe. E quindi questo mondo ai ragazzi va mostrato, perché se no sono convinto che questi sono attorniati da donne bellissime, da macchine potentissime, e tu fai sempre un favore a quel fenomeno. Io ho cercato di mostrarlo per quello che era. Nel fare questo, naturalmente, mi sono informato, ho letto, e quando ho scritto Il Salto Zoppo ho fatto una scoperta che è stata pazzesca, secondo me, no? È una scoperta che tutti, soprattutto quelli che erano presi, i nostri antropologi, sociologi, famosi scrittori di Indrano, nessuno di loro se n'era mai accorto. Perché? Perché per superficialità qualcuno ha scritto la buona novella e tutti gli altri sono andati in giro a ripetere. No? Io sono partito da una storia cinese con un ragazzino cinese in una risaia di Guangzhou nel meridione della Cina, e ho trovato questa storia, ma storia, non leggenda, con fonti storiche, no? E intorno alla metà del 1600 in Cina è successa una cosa. La dinastia Ming è stata spodestata, la dinastia che governava il meridione della Cina, il sud della Cina, è stata spodestata da una dinastia, quella dei Qing, che veniva dal nord, di Manciù, no? Quindi un'invasione del nord della Cina sul sud della Cina per unificare la nazione, quindi non era una vera invasione, c'era un'unificazione della nazione. Cosa succede? Che i patrioti del sud, quelli che non si sono arresi, che erano dei mitici monaci che sopravvivono all'incendio del tempio di Shaolin, organizzano la resistenza. E per portare la buona novella della resistenza sbarcano nel porto di Guangzhou dei cavalieri su dei cavalli neri e iniziano a correre. No, era la stessa storia di Osso, Mastrosso e Calcagnolo, solo che era successo qualche secolo prima in Cina, quindi qualcuno pari pari l'ha riportata da noi, no? E sono nate queste triadi anche là, no? Come qua Andrangheta, la società dei fiori di loto, la società del cielo e della terra uguale, con dei rituali di sangue, di affiliazione, quindi era tutto uguale, era tutto già successo, no? giustificata da questa cosa. Allora, là cosa diceva la storia? Che le triadi in realtà facevano parte del potere dominante, non erano la resistenza, ma erano il cavallo di Troia dell'invasore per controllare gli oppressi. Quindi l'Andrangheta ha avuto la stessa funzione, cioè come facevi a controllare posti come la Spromonte, questi posti qua erano fatti da popoli che non erano stati mai dominati da nessuno, né dai greci né dai romani né da nessuno. Allora chiaramente hai bisogno di qualcuno che dall'interno ti spieghi cosa succede nella pancia del popolo, così tu previeni la rivoluzione, perché il fatto primario di ogni ordine statuale è la sopravvivenza di se stesso, quindi tu devi sempre sapere cosa succede. L'Andrangheta è il cavallo di Troia che ha sempre permesso di sapere cosa succede nella pancia del popolo e continua ad avere questa funzione. Quindi non è mai antistatuale, non è mai contro il sistema, ma è sempre strumento del sistema. E ogni volta che c'è una ribellione di popolo che tende a far diminuire il fenomeno o a debellarlo, arriva lo Stato e ricostruisce il mito. È sempre successo, no? C'è una storia che è sconosciuta di Africa, no? Perché tra i tanti eroi antimafia veri o presunti, noi ne abbiamo di verissimi, ma completamente sconosciuti, no? Come la storia dell'anarchico Rocco Palamara,
all'Africa, no? Che nel 67, prima che scoppiasse il 68, fonda un circolo anarchico ad Africa, no? E inizia a dire che cos'è l'andrangheta, proprio nei termini in cui ti dicevo prima, e diceva ai suoi, cioè ai nostri, diceva: guardate che questi sono quelli che ci tradiscono, quindi noi questa gente dobbiamo buttarla fuori, perché sono lo Stato, sono quello Stato che ci opprime, non è la nostra gente. Quando questo anarchico costruisce intorno a sé un grandissimo consenso, fatto soprattutto di adolescenti, quando sta vincendo, arriva lo Stato e che fa? Arresta l'andrangheta? No, arresta lui e quelli come lui. Quindi è questa la nostra storia che bisogna raccontare, una storia sconosciuta, che c'è, ma accanto a una storia criminale che è sicuramente terribile e ignobile, c'è una storia nobile nel nostro popolo, e il dovere di quelli come me o come te, che non sono nati fra i baroni o fra i conti, è di raccontare comunque la storia del nostro popolo, e di farlo con storie d'amore, perché la nostra storia è fatta anche di queste cose, di imprese secolari fatte dalle donne, no? E quindi io faccio questo, racconto come raccontavano altri prima di noi.